Il Taranto torna allo Iacovone e bagna con un successo il primo pomeriggio da nuovo presidente del Taranto di Massimo Giove. Batte in rimonta il Nardò con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Crucitti nel primo tempo, che torna ad essere il capocannoniere del Taranto, e di Pera nella ripresa a metà di frazione per Manuel Pera. È stato il primo gol allo Iacovone, il secondo stagionale dopo quello del 10 settembre ad Altamura. Formazione che vince non si cambia, persiste il motto di Michele Cazzarò, che manda in campo dall'inizio la stessa squadra che ha giocato nelle ultime due vittoriose partite. Gara subito in salita per il Nardò in maglia granata, poiché viene espulso l'ex Balistreri per qualcosa detta al direttore di gara in precedenza. Lo stesso Balistreri era stato ammonito insieme con Miale per reciproche scorrettezze sulla battuta del calcio di punizione. Il direttore di gara, il signor Parenzoni di Rovereto, gli mostra subito il cartellino rosso. Al 18° c'è un cross dalla sinistra di Anco, la testa di Palumbo che si avvita bene, ma il pallone termina alto. 6 minuti più tardi il Nardò passa in vantaggio al 24° contatto in area tra Bilotta e Prinari. Quest'ultimo cade in area di rigore, per il direttore di gara non ci sono dubbi, indica il dischetto sul quale si porta Caporale, che non sbaglia e porta in vantaggio i Nerettini. Doccia fredda per i circa 1500 dello Iacovone. Taranto 0, Nardò 1. Il gol del pari però giunge subito dopo 11 minuti al 35°, a siglarlo è Crucitti. Colpo di testa ravvicinato su assist di Bilotta dalla destra. Taranto 1, Nardò 1 per Crucitti, quarto gol stagionale. Al 39° ancora si destreggia bene sull'asse mancino, mette in mezzo un pallone percorso che al volo manda fuori di pochissimo. Al 42° c'è un super intervento dell'estremo difensore juniores del Nardò, Mattia Cavana, sulla girata da distanza ravvicinata di Crucitti. 45° tiro di Ancora, deviato dalla schiena di Versietti, pallone che sta per beffare l'estremo difensore Granata, poi termina ad un soffio al lato. Un minuto dopo, al 46°, Ancora per Aleksić, la testata manda il pallone alto di poco. Così si va al riposo con il punteggio di parità 1-1. Nella ripresa il cliché della gara non cambia. Al 12° c'è un traversone di Crucitti, testa di Corso, pallone fuori di poco. La prima sostituzione del Taranto giunge al 13°, entra Pera al posto di Galdian. Il Taranto passa dal 4-3-1-2 al 4-3-3. Sarà una sostituzione decisiva per mister Cazzarò. Infatti Pera regalerà i 3 punti al Taranto. Al 21° ancora una prodezza dell'estremo difensore Cavana sulla punizione, battuta da Corso quasi dal limite dell'area di rigore. Un minuto più tardi c'è un intervento di Cavana tempestivo sui piedi di Gancola, che si era presentato a tu per tu con l'estremo difensore Neretino. Il Taranto passa in vantaggio poco prima della mezz'ora. Al 27° Crucitti dalla sinistra pennella un traversone in area sul primo palo per Pera, che si avvita bene, tocca tanto quanto basta per battere Cavana. Taranto in vantaggio 2-1 sul Nardò, poi la lunga corsa verso la curva nord di Manuel Pera per esaltare. Al 29° ancora un cambio, esce Ancora, entra l'orefice. Il Taranto chiuderà l'incontro con 5 juniores, poi Giorgio per Palumbo. Il Taranto potrebbe mettere al sicuro il risultato al 37° con un contropiede innescato da Pera, ma concluso male da Giorgio, che era entrato poco prima in campo. La conclusione del giovane juniores vede pronto alla parata agevole il portiere Cavana. Finisce 2-1 per il Taranto, che conquista così il suo terzo successo consecutivo. Ancora quota 0 per i pareggi, 15 punti in classifica per i rossoblù, che mercoledì torneranno in campo con la trasferta di Gravina.